Buongiorno, caffè, fette biscottate, marmellata della Hero e formaggio, questo ragazze, questo qua che è l'alternativa che è anche meglio dello Skyr a livello di valori nutrizionali e l'ho preso, questo forse alla Bennett o all'Ipera, alla Como. Non me lo ricordo più. Dove l'ho preso? All'Esselunga. L'ho preso all'Esselunga questa volta. Però c'è anche in questi posti che vi ho detto. E niente, è molto buono. Lo spalmo sulla fetta, ci metto sopra la marmellata. E niente, a colazione è buonissimo. Quindi adesso caffè. Fette di formaggio, sì, fette biscottate con formaggio e marmellata. E iniziamo sta giornata. Che voce che ho, sono andata a letto alle 4:30, ragazzi, tra una roba e l'altra. Ci sentiamo fra un po'. Sigla! Sigla, dai, sigla! Allora, ho messo, ragazze, il Gentalin Beta, che devo mettere 2 volte al giorno. E ho lavato però il viso, cioè prima ho lavato bene il viso, anche sulla parte appunto trattata con il laser. Ops, mi è cascato tutto. E poi ho messo il Gentalin Beta, appunto, lo devo mettere 2 volte, quindi lo metterò anche questa notte. E adesso faccio un pochino di skin care e non so se truccarmi, cioè la dottoressa ha detto assolutamente che posso, e poi la sera struccare delicatamente con l'olio. Ovviamente non mi truccherò, cioè ovviamente lei mi ha detto addirittura che posso truccarmi sopra, infatti mi aveva dato questo fondotinta che si chiama Viscoderm Cover Up, che si può utilizzare appunto per le parti, queste parti qua, per coprire. Però io oggi dovrei stare a casa, quindi sinceramente penso che metterò giusto un pochino di mascara, perché volevo girare un video giusto per non sembrare un pesce lesso, e poi farò la base, il mascara, magari metto un bel rossetto, così bilancio, niente trucco sugli occhi ma mascara. E niente, adesso mi vorrò prendere un tè caldo perché sono completamente intasata. C'è quell'abitino perché stavo pensando, ragazze, a un look che vi voglio far vedere. Perché ho preso degli stivali da Anna, strano direte voi. E comunque ho preso questi stivali bellissimi, alti, che chi mi segue su Instagram avrà sicuramente adocchiato. Nel frattempo sto facendo skincare con la mia adorata Caudalie, il tonico mi sta piacendo troppo, ragazzi, troppo troppo troppissimo. Di sera sto mettendo il Glow Tonic di Pixi, lui che sapete è un altro dei miei preferiti, al 5% di acido glicolico, quindi un'azione esfoliante anche se blanda. E di giorno questo. Peraltro, siccome mi chiedete spesso appunto questa cosa, assolutamente sì, trovate tutto in info box aggiornato, metto il nome del prodotto e il link, quindi tutte le cose che vi faccio vedere, prodotti magari appunto di skin care, trucchi eccetera, ve li lascio. Poi invece volevo, adesso vi faccio vedere la skincare, faccio vedere l'abitino, l'idea di abbinamento che ho. Quel abitino è vecchio ma mi piace sempre tantissimo, forse l'avevo preso da CVG Moda, non me lo ricordo. Comunque, sciogliamo i capelli che già sono brutta come la sabbia nel costume, fastidiosa la sabbia nel costume, ma non brutta. Io sono brutta come non so cosa, almeno col cappello sciolto penso di essere più carina. Allora, il siero, questo qua, all'acido ialuronico. Spesso mi chiedete cosa comprare da YesStyle, quindi ogni tanto vi do delle tip. Questo lo voglio finire, ce l'ho da un po' aperto, quindi è ora di terminarlo. E lo addiziono con questo prodottino di Freshly, che è un booster per i sieri. Praticamente è un siero alla vitamina D, uno skin booster. Voi ne mettete appunto qualche goccina e potenzia appunto i vostri sieri. Bastano 3 gocce, 3-4 gocce, quindi aggiungo 3-4 gocce al mio siero viso e appunto questo non va utilizzato da solo, ma va aggiunto al siero che state utilizzando e va a potenziarlo e quindi
lo utilizzo un po' con tutti i sfieri, anche ovviamente con quelli di Freshly che avete visto, sto appunto utilizzando, quindi lo inserisco. Quello di Freshly diciamo che lo alterno a questo, proprio perché questo qua lo voglio terminare, quindi magari metto uno di giorno e uno la sera. Quindi adesso metto questo, poi la sera metto quello che vi ho fatto vedere nel video, nello scorso vlog, che è questo qua, che è un siero Alba Cuchiol. Ottimo ragazzi, se volete un'alternativa al retinolo, al retinoico anche, o comunque prodotti al retinolo, scusate che levo la suoneria, potete provare questo Freshly Phoenix Aura Well Aging Serum, e vi lascio anche di questo il link appunto. E invece vado col contorno occhi, che è appunto un siero, oggi solo sotto, perché sopra ovviamente no, perché ho fatto il laser, quindi non metto nulla, e niente, lo metto sotto, però di solito lo metto anche sopra. Oggi ovviamente andiamo solo nella parte del contorno occhi e non sulla palpebra. E poi voglio terminare una crema che avevo lì da un po', l'avevo lasciata lì dallo scorso inverno, quindi va assolutamente terminata, ed è questa di Dr. Jart, che è praticamente la Tiger Grass Color Correcting Treatment, quella lì verdina, che però quando voi andate a spalmarla prende piano piano il colore della vostra incarnato. Vedete che adesso sembro verde, ma vedrete che spalmando sparisce. Peraltro ha un SPF, non so se l'hanno cambiata, perché questa che ho io ha l'SPF, e poi però gliel'avevano cambiato. A me questa serve tantissimo perché è veramente super lenitiva, e io in questo periodo inizio a soffrire di pelle più secca, perché col freddo inizio proprio a patire questa cosa. Va lavorata un po', quindi mi deve piacere una crema abbastanza ricca, balsamica, perché ha una specie di profumo appunto aromaterapico, però man mano che la spalmate poi vedrete che tornate in fretta del vostro colorito. Infatti adesso vado a lavarmi le mani, vi faccio vedere come nel giro di poco riassumo un colorito che non sia da Hulk, ma anzi il colorito migliora, perché vi leva eventuali rossori, e va benissimo se avete la pelle ultra sensibile, reattiva e delicata. Vado a lavarmi le mani. Ok, come potete vedere sono normale, anzi secondo me ha levato proprio alcune discromie. Adesso mi vado a fare appunto questo trucchettino leggero, perché devo girare dei video e non vorrei apparire così molto troppo sbattuta. Vi faccio vedere l'abitino. A volte mi dite: Silvia, ci fai vedere dei look? Sì, ve li faccio vedere volentieri ogni tanto, anzi vorrei con magari anche i video di Natale fare qualche proposta di look, tipo per esempio per le feste, perché ho degli outfit in mente per la cena del 24, del 25 e del 26, cena del 24, pranzo del 25 e pranzo del 26, che li passerò con la famiglia di Chris, e quindi insomma metterò qualcosa di carino, magari rosso, magari un po' natalizio, quindi adesso vi faccio vedere. Allora, uno degli abitini che amo e che probabilmente potrei mettere per una di queste cene, non con lo stivale però che vi farò vedere, ma magari con un semplice, con lo stivale per esempio da cavallerizza, quello che ho ordinato da Intrend, per essere un po' più tranquilla, senza tacco, senza cose un po' troppo, cioè devo andare a cena a casa della nonna e lo stivale che vi faccio vedere non è proprio, secondo me, adatto. Però invece se usciamo a mangiare fuori, una pizza, andiamo a mangiare al ristorante, andiamo in giro io e Chris, secondo me è molto carino questa idea. L'abitino è così, un classico abitino abbastanza dritto, aderente, quindi comunque col collettino un po' per bene, ma segna la figura, quindi è molto carino. E lo vorrei mettere con questi stivali, eccoli qua, guardate quanto sono belli. Sono questi qua di Jeffrey Campbell che ho preso da Anna, sono altissimi, altissimi, perché contate che qua arriva al ginocchio e questo è tutto oltre il ginocchio, quindi arriva proprio su,
oltre la coscia, però guardate se non è la morte sua, perché vedete che ha proprio questo beige che è identico e ci sta strabene. Quindi questa è un'idea che avevo per portarli, e vi faccio niente vedere anche qualche altro abitino che avevo intenzione di utilizzare nel periodo adesso Natale, feste eccetera, e perché in effetti abitini ne ho veramente tanti, quindi li volevo un po' rispolverare, utilizzare, anche perché in questi anni non li ho utilizzati tanto, perché mi capitava raramente di uscire fuori la sera così, e quindi di giorno è più pratica una tuta, è più pratica un pantalone, più pratico un pantalone, mentre la sera mi piace di più l'abitino. E un altro che vorrei utilizzare forse proprio per la qualche cena o pranzo è questo, anche se non è rossissimo, però è molto carino. Il vestito in questione è questo colore qua bordeaux, che io adoro, e praticamente ha questa balza, vedete, qua sopra, manica lunga, ed è una sorta di tubino aderente, neanche troppo corto, arriva tipo al ginocchio. Secondo me è delizioso, con magari una décolleté, per renderlo appunto non troppo aggressivo, come con lo stivale, oppure con uno stivale basso. Vorrei andare oggi a prendere lo stivale scamosciato basso, che secondo me potrebbe essere un'ottima abbinata per appunto andare, che so, alla cena o al pranzo di Natale senza tacchi, che poi sono scomodi, mangi lì, ti spaparanzi sul divano, meglio la scarpa bassa secondo me. Vi faccio vedere anche qualcos'altro, mi dite un po' che cosa ne pensate di queste idee. Allora, uno di quelli che pensavo di usare, ma mi lascia perplessa il fatto che abbia la manica corta, però non so, ci potrei mettere sopra un maglioncino, un cardigan, magari se siamo al ristorante il 26, cosa probabile, tanto sarà scaldato. Insomma, è questo qua, perché ragazzi, cosa c'è di più natalizio di un abitino rosso con la balza, così, con questo fiocchetto veramente bello sul collo, le manichine così, cioè secondo me non è troppo natalizio, troppo carino. Dietro ha praticamente la chiusura così, e niente, lo trovo veramente carino. L'unica cosa appunto è che ha questa questa cosa della manica corta qua, un filo che devo tagliare, ok, che viene dalla cucitura interna. Ok, conoscete un modo, ragazze, per fare il fiocco fatto bene? Perché a me sembra che mi vengano sempre questi fiocchi un po' sbilenchi. C'è un modo per fare il fiocco in maniera impeccabile, precisa? Se lo conoscete o avete dei video, linkatemeli. L'altro che mi piace tanto, in questo caso risolverei il problema delle maniche lunghe, ha sempre questo motivo di ruscica. Evidentemente in quel periodo mi piaceva, perché li ho comprati abbastanza vicino, credo. Questo è di Shein, è praticamente alla manica lunga ed è un vestito longhette, vedete, un vestito longhette verde, quindi comunque secondo me con dei gioielli dorati rende molto bene, perché insomma il verde è anche abbastanza natalizio, e poi segna veramente bene la figura, quindi sembra, diciamo così, molto serioso, ma in realtà nel segnare la figura la rende molto graziosa, molto carino. E l'ultimo è assolutamente natalizio, perché questo qua che avevo preso in questo sito da Miss Cuties, non mi ricordo, mi piaceva tantissimo, poi non avevo avuto modo di utilizzarlo. Ha praticamente il corpetto così, ha questa fascia, diciamo, che segna la cintura, da chiudere proprio con una cintura e con un bel fiocco, e ha la gonna lunga in a pieghe, e secondo me si può mettere appunto con uno stivale sotto, anche appunto lo stivale da cavallerizza, per non renderlo troppo hot, oppure se proprio avete una serata di quelle bellissime, io lo metterei con il sandalo col calzino. Peraltro il mio fidanzato adora questa abbinata del sandalo col calzino, la trova estremamente sexy, e le vetrine in centro che ho visto sono tutte con il sandalo col calzino, quindi sandalo nero col calzino. Addirittura Calzedonia, se non sbaglio, ha fatto proprio dei calzini tipo di calza velata che arrivano appunto alla caviglia con i pois, deliziosi. Secondo me potrebbe essere un'idea per utilizzarlo in maniera un pochino così, un po' più sexy. Ditemi
quale vi piace di più di queste proposte, se me la provate, e magari nei prossimi vlog ve ne faccio vedere altre di idee, appunto, di look, il tutto magari con un bel cappottone nero sopra e una bella sciarpa. Peraltro, ragazzi, ho preso una bellissima sciarpa in un negozio che stava facendo appunto delle svendite e ho fatto un affarone. Questa qua, ho preso questo sciarpone mega galattico in lana, 100% pura lana, e oggigiorno trovare cose in pura lana è praticamente quasi impossibile. Guardate, è proprio una stola, nel senso che è larghissima, come potete vedere, super larga, addirittura la potete piegare in tre, e risulta così, piegata in tre, e è appunto di quelle super avvolgenti che, niente, io adoro. L'ho pagata soltanto 14,90 euro e ne costava 49,90. È un negozietto che ho trovato in zona Bande Nere, mi pare, però secondo me non saprei neanche dirvi esattamente dove era, perché era sulla strada. Io ho parcheggiato lì perché dovevo andare a fare una commissione e non me lo ricordo assolutamente la via. Era in zone Bande Nere. Comunque era questo negozietto che c'era scritto liquido tutto. Aveva pochissime cose ormai interessanti, vi devo dire la verità. Però questa me la sono portata a casa, sono molto contenta. Allora ragazzi, adesso io mi do una truccatina, così dopo mi metto a girare il video che volevo fare, ne volevo girare due, e quindi volevo essere un po' presentabile. Il video di oggi, che dovrebbe essere il vlog, è in esportazione, è un vlog lungo ragazzi, se non l'avete visto lascio qua, perché mi è costato tipo 11 ore di esportazione. È in esportazione da ieri notte, che erano le 4, e stamattina è ancora lì che si esporta, tipo saranno in totale 11 ore, credo che finirà verso le 2 o le 3 del pomeriggio, e andrà online appunto questa sera, e se non l'avete visto, insomma, ve lo lascio, che così, insomma, potete vedere il terzo vlogmas, e questo dovrebbe essere il quarto. Ci vediamo dopo, perché vi volevo appunto parlare di altre cosine che mi frullano per la testa, e anche farvi vedere il libro di cui vi avevo parlato, e rispondere ai vostri commenti per quanto riguarda Stephen King. Mi avete consigliato un sacco di libri, ma tantissimi li ho già letti, tipo Il gioco di Gerald, 22, 11, 63. Ragazze, c'è una ragazza che mi ha detto: ma come, stai leggendo un libro e non ti ricordi il titolo? È così, non è che io menta sui libri, ragazze, non ho bisogno di mentire, leggo da sempre tantissimo, anche 2 libri al mese, però ho una memoria pessima, mi ricordo pochissimi titoli di libri. Quando mi chiedono consigliami un libro, faccio fatica, perché dovrei segnarmeli e me li dimentico, tanto che nella mia stessa libreria a volte riprendo dei libri e dico: questo non l'avevo letto, perché mi dimentico, inizio 3 pagine e dico: no, l'ho letto. Sono fatta così anche per i telefilm, ma i telefilm meno, me ne ricordo un po' di più i titoli, forse perché ci bombardano, insomma, con pubblicità eccetera, me li dimentico i titoli dei libri, però certi che mi avete detto sono sicura di averli letti. In ogni caso ho segnato tutto, dopo vi faccio vedere quello che sto leggendo in questo momento, che appunto non me lo ricordo, è bella verità, non me lo ricordo, a parte il fatto che l'ho appena iniziato, ne ho letto 3-4 pagine, perché anche alterno con quello che sto leggendo di Joe Evan, che si chiama, vedete, anche quello di Joe Evan lo amo tanto. Se c'è un posto bello, sei te. Non me lo ricordo, ragazze, credo che sia questo il titolo, ma perché è il titolo della canzone. In ogni caso dopo ve lo faccio vedere, vi leggo qualche frase, perché secondo me è un regalo di Natale carinissimo, carinissimo, se sapete che questa persona magari segue Joe Evan, ama le sue canzoni, veramente carino, magari come aggiuntina di regalo di Natale. Ci vediamo dopo, quando mi sarò un po' più truccata, sarò più presentabile. Allora ragazzi, ho pranzato, mi è venuto in mente che l'altro giorno, quando ho girato il vlog, vi avevo detto che vi avrei detto qual era la palette che in assoluto vi consigliavo, perché
varie ragazze, tre o quattro, mi hanno scritto su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, venite a seguirmi, perché pubblico un sacco di storie, di foto, su Direct si chiacchiera più facilmente perché ricevo immediatamente la notifica e mi appare, quindi la vedo e entro, rispondo. Sono Saidori, nel caso vogliate. Comunque, varie ragazze mi avevano chiesto praticamente quale fosse una palette che ad occhi chiusi avrei consigliato di acquistare, magari appunto con l'occasione delle feste natalizie. Allora ragazze, ci ho pensato e direi che la palette ve ne consiglierò alcune, ma farò anche il video in merito magari sulle palette straconsigliate, magari un video appunto di quelli della serie preferiti del 2022, magari facciamo la sezione palette. Niente, però quella che vi voglio consigliare così, che proprio se me ne chiedete una, tac, mi viene quella. Questa, ragazze, la Tartelette di Tarte, appunto. L'ho utilizzata moltissimo quest'estate. Più naturale di così si muore. Performance eccezionale, un buon equilibrio tra shimmer e opachi. Sono 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 opachi e 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 4, no, sono 6 e 6, 6 opachi, 6 trasatinati shimmer metallizzati. E niente, cioè secondo me è bellissima, è proprio bellissima. Se amate i trucchi naturali, lei in assoluto, la Toasted, la Tartelette Toasted, che ha questa bellissima confezione, che peraltro si può pulire benissimo. Questa è una cosa che mi piace troppo, perché non si insozza, che è una cosa che mi manda fuori di testa. Quindi questa. Venendo invece ai libri che vi avevo detto, appunto, vi avrei dato, vi avrei fatto sapere, insomma, uno è Mucchio d'ossa. Ecco, è Mucchio d'ossa di Stephen King. Ripeto, me ne avete consigliato tanti, ho preso appunti, ma molti li ho già letti. Spero di non aver letto Mucchio d'ossa, perché capace che adesso fra poche pagine mi renderò conto. Ne ho letto veramente pochissime, quindi sono proprio all'inizio. Mi fa morire il mio fidanzato che me lo presta, mi scrive segnalibro Chris, così mi fa morire questa cosa. Niente, quindi non spoileratemelo, ed è quello che sto leggendo in questo periodo, una storia d'amore maledetta. Non vedo l'ora di proseguire. Mentre quello che vi ho consigliato, che vi avevo messo anche nel link in info box, ve lo rimetto nel caso, è Joe Evan, Se c'è un posto bello sei te, che è praticamente una frase di una delle sue canzoni, che è quella che fa: se c'è un posto bello sei te, ti ci devo portare. E io adoro lui. È un libro praticamente di frasi poetiche, di piccoli, diciamo, piccole poesie, e niente, praticamente adoro questo libro. Me l'ha regalato Christopher, e una delle frasi che lui usa nelle sue canzoni, Christopher me l'ha scritta qua nella pagina appunto della dedica, ed è praticamente: ma chi l'ha detto che si vive una volta sola? Di noi ricordo almeno mille secoli. Se c'è un posto bello sei te, ti ci devo portare. Se c'è un posto bello sei te, mi ci devi portare. È quella appunto che vi stavo cantando. Adoro quella canzone, una delle mie canzoni preferite di Joe Evan. E poi vabbè, Christopher sapete che è un fisico teorico, quindi qua sotto c'è appunto una formula che poi è la sequenza appunto di Fibonacci, che praticamente è un modo per significare un numero infinito, quindi un numero, un qualcosa che non si può quantificare. E niente, ci sono delle frasi bellissime, secondo me molto semplici, ma che fanno anche molto molto riflettere. Vi leggo qualcosa. Ho un debole per chi pratica l'abbraccio in un mondo dedito alla spinta. Ditemi se non è bellissima questa frase, cioè è molto molto carino. Oppure: la libertà è quella cosa che accade quando mi vieni a prendere. Una delle mie preferite è quella che si intitola E io ti amo ma non mi manchi. Avevo fatto anche una storia, peraltro questa è la nostra foto, E io ti amo ma non mi manchi.
La poesia forse che amo di più tra quelle che ha scritto, ed è la prima che trovate, dice: E io ti amo, ma non mi manchi. Io vorrei a volte, vorrei che tu mi mancassi, ci provo, ma niente, non mi manchi. Tu non esci mai da dentro me. E quando ti dedichi alle solitudini e lasci solo anche me, io ti amo, ma non mi manchi. Ti indosso dentro come un abito per il cuore, come il respiro che mi mantiene qui attaccato a questi terreni. E quando ti dedichi alle tue lontananze, non fai mai un passo al di fuori di me. E io ti amo, ma non mi manchi, come se dentro avessi tutti i percorsi delle tue passeggiate, le tue tappe, le tue soste e ogni tua ripartenza. E io ti amo, ma non mi manchi, perché non riesco, proprio non riesco, a sentire la mancanza di chi ormai mi vive dentro. Niente, questa cosa, ragazze, mi commuove perché secondo me è bellissima questa poesia. Cioè, il fatto che una persona talmente è dentro di te, talmente nei tuoi pensieri, talmente in tutto quello che fai, che non ti manca perché te la porti sempre dentro. La trovo bellissima. Lui, secondo me, è bravissimo. Guardate qua, c'è scritto: E siamo andati ad una mostra d'arte e io ho guardato te. È anche molto semplice se vogliamo, forse a tratti potrebbe sembrare banale, però secondo me non lo è affatto. Man mano che leggo questo libro, e poi è un libro da leggere, da rileggere, no? Perché sono veramente parole che ti possono tenere compagnia in qualsiasi momento. Oppure ve ne leggo un'altra e chiudo, perché sennò divento veramente troppo romantica. Arriva sempre primo chi vive ogni secondo. Eccolo qua. È un libro carinissimo, costa peraltro poco, non ricordo quanto perché ve lo lascio comunque su Amazon. Ovviamente Christopher, quando me l'ha regalato, ha tagliato il prezzo per educazione, ma ovviamente si trova su Instagram. Niente, a me ovviamente è un libro carinissimo perché me l'ha regalato il mio compagno, però secondo me è un regalo proprio proprio carino da regalare a qualcuno che si ama e da aggiungere magari come regalino, ragazzi. Bene, detto questo, io mi metto a fare editing del video che ho appena girato, che è praticamente quello sui 10 regali di Natale che ho pensato di suggerirvi. Non è assolutamente un video sponsorizzato né un video in collaborazione con nessuno, sono veramente mie idee che mi sono balenate in testa, che secondo me potrebbero essere di spunto, ma vorrei più che altro che fosse un video dove io vi dico le cose che mi sono passate per la testa e voi collaboraste a questo video mettendo nei commenti quelle che a voi sono passate per la testa come idea e regalo, che magari possono essere delle cose carine ed essere utili a me o ad altre ragazze. Quindi creiamo, diciamo, una lista che non sia una sponsorizzazione. Basta, anche se io non ripudio assolutamente le sponsorizzazioni, perché anche in passato, per esempio, mi sono arrivati un sacco di cose per Natale e farvele vedere era come farvi visitare un po' una vetrina virtuale. Cioè, alla fine mi mandano tante cose i brand che poi sono le cose di quella stagione che quei brand hanno prodotto, diciamo le ultime novità in materia di beauty spesso, appunto, che ogni brand ha proposto. E quindi magari potevano essere vetrine assolutamente utili e interessanti anche quelle. E se avessi ricevuto tante cose quest'anno da poterci fare un video, l'avrei fatto tranquillamente. Voglio soltanto però farvi capire che tipo di video è e dirvi che questo è un video di un altro tipo, e cioè sono cose non che io ho ricevuto o brand con i quali collaboro, ma cose che mi sono venute in mente che secondo me potrebbero essere degli spunti carini per fare dei regali, e quindi ci ho fatto un video. E mi farebbe molto piacere se voi partecipaste in maniera appunto interattiva, suggerendo a me o alle altre ragazze tramite i commenti regalini da fare, regali, regalini, regaloni, qualcosa che secondo voi è carino regalare e magari anche il perché è carino regalarla. E quindi ve lo lascio qua perché a questo punto dovrebbe già essere andato online, ma è andato online il mio consiglio, ma possono ancora andare online i vostri consigli tramite i commenti. Noi ci vediamo più tardi perché io adesso mi metto all'editing, però più tardi appunto andrò in palestra, ci faremo magari altre chiacchiere. Le mie giornate non sono chissà quale carnevale di Rio, nel senso che non sto facendo niente di particolare, devo giusto uscire per andare al market a portare il pacco di Zalando che voglio rendere agli stivali, mentre spero che arrivi al più presto appunto il pacco di Intrend con i nuovi stivali che ho ordinato.
E basta, ci vediamo più tardi. Volevo farvi vedere anche la situazione occhi. Questo è già molto molto meno gonfio, sta già quasi guarendo, ma qua abbiamo fatto una cosa molto superficiale, questo è stato trattato in maniera più intensa. Bene, bimbe, ci vediamo dopo, così adesso mi metto un po' a lavoro. Allora, eccomi qua. Allora, qua dovrei avere un po' più di luce, si vede meglio. Ragazzi, c'è freddo anche a casa. L'anno scorso, l'8, cioè dopodomani, aveva nevicato. Ora non so se voi lo state guardando l'8, questo vlog, magari sì, questo vlogmas, però l'anno scorso l'8 aveva nevicato per la prima volta e niente, me lo ricordo proprio perché era l'Immacolata. Noi quest'anno per l'Immacolata, per il ponte, andremo via. A Milano è festa perché è Sant'Ambrogio, quindi la maggior parte dei milanesi attacca appunto il 7 al ponte, insomma fa ponte, fa 7, 8 e 9 lavorativo, ma appunto si prendono le ferie, 10 e 11 perché sono sabato e domenica, cioè casca proprio super bene, vengono 7, 8, 9, 10 e 11, 5 giorni, quindi sarà veramente un delirio, aeroporti eccetera. Anche noi andiamo via per appunto questo ponte, anche se Christopher il 7 lavora, perché Christopher non lavora a Milano, quindi non gode del Sant'Ambrogio, mentre qua a Milano appunto è super festa. Prima sono uscita per andare a portare il pacco di Zalando che volevo rendere e c'è già la città abbastanza svuotata. Secondo me qualcuno ci ha attaccato tipo 2 giorni per farsi magari proprio la settimana, cioè ci ha attaccato sì 2 giorni, il 6, cioè oggi che è 6 e il 9 che non sarà festivo, ha preso magari 2 giorni di ferie e si è fatto proprio una settimana di ferie, cioè 6 giorni di ferie. Secondo me c'è pure chi avrà fatto direttamente dal venerdì scorso, quindi tipo avrà fatto sabato, domenica, che erano appunto festivi, e poi ci ha attaccato il 5, il 6 e il 9, quindi con 3 giorni di ferie si sono fatti, fatemi contare, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 giorni di ferie e 9 giorni di vacanza. Sì, valeva la pena effettivamente. Sono le 10 ormai, ragazze. Quindi io, siccome a pranzo ho fatto del minestrone e ne ho fatto tanto, credo che anche adesso per cena mi mangerò un bel piatto di minestrone. Io lo amo il minestrone, da piccola mi faceva schifo, invece adesso mi piace tantissimo. Quindi farò un bel piatto di minestrone e mi guarderò un pochino di Uomini e Donne, così tanto per mangiare in compagnia. Poi non so se ho voglia di farmi la carne. Vediamo, aspettate. Allora, ragazze, la carne non si è ancora scongelata perché l'ho tirata via stamattina dal freezer e non è ancora scongelata, quindi io mangerò i filetti di salmone al naturale, uno, o quelli di sgombro grigliati, uno dei due. Credo che farò salmone e il minestrone con un bel po' di grana grattugiato sopra. Farò questa cenuccia qua. Volevo fare anche un po' di verdure, però ho dei pomodori, mi sa che adesso li tiro fuori, li metto nell'acqua calda perché sono bollenti, cioè sono gelati e non vorrei mangiarli gelati, quindi li metto nell'acqua calda così almeno li porto a temperatura ambiente e faccio un'insalatina di pomodoro semplice semplice da accompagnare col salmone e il minestrone. Sì, dai, preparo la cena. Dai, ho cenato, mamma mia ragazzi, vi sento uno straccio. Sono le 11, probabilmente a quest'ora inizia a subentrare la stanchezza e il fatto che sento molto di più il fatto di essere raffreddata, mi sento proprio intasata e mi sto facendo una tisana. Guardate che carina la scatola. Tengo qua le camomille, in realtà dico le camomille perché ne ho una anche con biancospino e menta, così, però mi faccio la classica. Mi sa che non ho il limone. Di non avere il limone, che è una cosa che mi dà fastidio perché a me piace tantissimo il limone. Adesso inizio a fare la lista della spesa. Mi servono uova, limone. Ora mi serve uova, limoni, mi serve la melatonina, il dado. Adesso non mi viene in mente altro, però la tengo qua perché devo completarla. Ok, tazzona ragazze e camomilla.
in infusione, ma devo finire anche l'editing di un video, quindi assolutamente mi metto un po' lì. Spero di finire massimo verso mezzanotte e mezzo, perché vorrei andare a leggere il libro di Stephen King, continuare. Quindi adesso mi metto a editare il video che devo ancora editare, e in modo che così lo lascio in carica durante la notte. Batteria scarica. Ok, è cambiata la batteria, adesso lascio leggermente sfreddare la camomilla, che mi sa che ho messo veramente troppi minuti nel microonde, quindi ci aggiungo un pochino d'acqua fresca. Domani devo anche cambiare il filtro alla brita, infatti me lo sono messo qua, se no poi mi dimentico. Praticamente io lo tengo un po' di più del contatore che c'è sulla brita, perché può fare o le 4 settimane o comunque 100 litri d'acqua, e quindi ho visto che in 4 settimane faccio un po' meno, soprattutto d'inverno, di 100 litri d'acqua, e quindi lo lascio un po' di più perché, ripeto, puoi scegliere o 4 settimane o comunque 4 litri da 100 litri d'acqua. E niente, non riesco più a connettere, non vedo l'ora appunto di mettermi là a letto con il libro. E riflettevo però oggi che questo sarà il primo Natale da un'immensità di tempo, decenni, che passerò a Natale con una famiglia, perché questo non è mai avvenuto. A Milano sono sempre stata, diciamo, lontana dai miei parenti. Il mio compagno lavorava nei giorni di Natale, perché lavora appunto nel mondo della notte, locali, discoteche, ristoranti, dipende, insomma, lavora per un'agenzia di sicurezza, e quindi nelle feste di Natale ha sempre lavorato. Quindi giustamente, avendo io scelto una vita al suo fianco, ovviamente stavo a fare compagnia a lui, non è che prendevo i piedi e me ne andavo dalla mia famiglia. Peraltro, anche se fossi andata dalla mia famiglia, la mia famiglia non festeggia il Natale in famiglia, nel senso che non facciamo mai pranzi con i nonni, le zie, i cugini, non abbiamo mai fatto i pranzi così di famiglia. Quindi io nella mia vita sostanzialmente non ho mai fatto il Natale così con la famiglia numerosa, zii, cugini, fratelli, nipoti, quelle robe di nonni, eccetera, ma al massimo sempre un pranzo con mio padre, mia madre e mio fratello, e basta. Però appunto io vivo da ormai il 18 di dicembre, quindi fra pochi giorni, ormai fra 12 giorni, poco meno di 2 settimane, io farò 20 anni precisi a Milano, perché sono arrivata nel 2002, quindi festeggerò il mio ventennio da milanese, e quindi sono almeno 20 anni che non festeggio il Natale con qualcuno. Che insomma l'ho sempre festeggiato da sola, perché proprio la notte di Natale quasi sempre mio compagno appunto lavorava. Quest'anno sarò con la famiglia del mio compagno, quindi con la sua madre, la nonna, insomma. Sono molto contenta, è una cosa per me nuova, e a parte che sono felicissima ovviamente di festeggiarlo con lui. E questa cosa mi rende immensamente, immensamente felice a prescindere, però questa cosa anche di poterlo festeggiare così in famiglia non so, mi regala questa dolcezza, quest'idea così poetica, ecco, della festa, il vero senso così della festa. Ragazzi, mi bevo questa camomilla, vado a editare il video e vado a leggermi il libro. Spero di avervi dato un buon consiglio, perché il mio fidanzato ha detto che è bellissimo quel libro di Stephen King ed è il suo preferito, e quindi per quello me l'ha prestato. E io però quello secondo me non l'ho letto. Anche se ho una lunga lista, dovrei riuscire a scrivere tutti quelli che ho già letto, facendo magari in mente locale, dovrei scaricare la bibliografia e leggere un po' le trame dei libri, anche se per così magari mi spoilerò qualcosa, cioè cercare già dai titoli di ricordarmi se li ho letti, leggere un po' la trama genericamente del libro e capire quelli che ho letto, e fare una lista di quelli che mi mancano, in modo da completare la lettura di tutti. Sono tanti, però mi piacerebbe farlo. E magari appunto continuate, se vi va, visto che tante di voi sono lettrici, scusate, devo soffiare il naso, continuate a farmi sapere qual è il vostro preferito, perché
traggo sempre spunti interessantissimi dai consigli che mi date, ma ragazze, non solo di lettura, anche di cose, cioè tipo la borsa, me l'ha fatta venire in mente una di voi, o non so, mi suggerite piatti, ricette, ho sempre quella roba lì della sacchettino. Per mettere le perle di Lenore in lavatrice, che praticamente lo stavamo eliminando come prodotto perché le perle si attaccavano alla roba e la tiravamo fuori mezza sporca, no? E il mio fidanzato è pazzo per quel prodotto, mi ha detto: si attacca alla roba, me la sporca. Invece mi avete detto di metterla dentro un sacchettino. Addirittura noi abbiamo fatto l'upgrade di questo consiglio perché l'abbiamo messa in un sacchettino d'organza. Cioè, pazzesco come consiglio. Secondo me, insomma, la community, ma i social, la community, Facebook, Instagram, quello che sia, anche TikTok, se usati con l'ottica giusta, sono sempre fonte di arricchimento e insegnamento, perché permettono a persone che hanno conoscenze in tantissimi ambiti, dai più frivoli a quelli più scientifici, seri, eccetera, di elargirci i loro consigli, le loro esperienze, il loro punto di vista. E quindi se li utilizziamo bene, secondo me sono sempre qualcosa di positivo. È il cattivo uso che si fa di certi mezzi, che è cattivo, ma non il mezzo in sé. Almeno io amo TikTok proprio perché invece mi dà un sacco di spunti e ho diviso per esempio in playlist, ma anche YouTube. Anche Instagram, faccio la stessa cosa un po' ovunque, quindi raccolgo, che so, le ricette, raccolgo i posti che voglio visitare, raccolgo, che so, spesso adesso guardo anche trucchi per conoscere meglio l'iPhone, che ha un sacco di funzioni nascoste che magari a volte non conosco, no? E quindi imparo a usare meglio anche quello, ma il tutorial, quello che sia, di qualunque materia è sempre stato, insomma, anche un cavallo di battaglia di YouTube, infatti. Bene, riflessione della sera con la camomilla, io vi saluto, vi mando un bacio e buonanotte se mi state guardando di notte, o un buongiorno se mi state invece vedendo di giorno. Ci vediamo con il prossimo contenuto, non so quando vedrete questo video, se magari è il giorno dell'Immacolata. Buon ponte, buona Immacolata a tutti, a prescindere dal giorno in cui starete guardando appunto questo video. E ci vediamo con il prossimo, ma se vi è piaciuto potete iscrivervi, attivare la campanella, lasciare il like a questo video. E noi ci vediamo domani con un nuovo. Ciao!